bella cappottina, messa bella sistemata. Questa sera sono di compleanno, ho capito? Pina, vieni qua, non ti fare sentire, vieni. C'è su una macchina, poi ti pranzo, va a picchiare. Va a picchiare, ti sta dicendo, zitto, perché non posso urlare. Va a picchiare, poi ti pranzo. Un bello caterista, sono un tavolo leader, le scendere. Stasera tutto chi gioca a testa ne picchiamo. Tutto chi gioca a testa. Scusate, mi devo nascondere perché se no mi vedete pallona. Io quando vedo pallona non lo so, impazzisco. Sarà perché a me mi ha detto che non ci mancano i palli, non lo so. Ma io impazzisco quando vedo palloni. Allora, vediamo se tu me ne posso picchiare qualcuno. Stanno rato, chi è? Mi deve fare scoprire. Stai zitta, stai. Stanno rato. Minuto che mi metto. Devi prendere il telefonino che devo fare la fotografia per la sonorata della tua sorugilla. Prendila. Scusate, signori, scusate un attimo. Ciao, amici, ciao, vedo. Ciao, Paolo Catalano, ciao. Ciao a tutti, Giuse, ciao. Chi c'è? Scusate. Maria, che lampione che c'è giù. Maria! Che bello, però c'è niente che hai pigliato. Che? Pianta, cosa? Non abbiamo niente. Mettete già, mettete. Mettete. Non dire, non ne voglio, non dire questo non lo mangio. A pigliare tutte cose. Picchi e infilo in toppetta pranzo. Lo capiste? Zitto, non mi far urlare. Le insegnare io, le insegnare. Caro Mano, non è tempo di cucinare, che dobbiamo mangiare. Vediamo un po' quanto siete. Siete. Io le gusto in sitti. Pina! Chi sono belle ste palle? Mettete dentro la macchina, te. Sgonfiali! Sgonfiali uno per uno perché se non ci vanno, sbunciale, mettere in la macchina, zitto te. Cacchiste ne si è appena annuato. Come state, signore? State bene? Maria, io di questi compleanni, sti scoccazzi camurria, capito? Regali di qua e regali di là. Ma io ci ho fatto un orologino cinese, 3 euro. Mi portavi bella poi sta pranzo che mi venghi per giù, ma la sa casa mangia male. La sa casa mangia male. Manco un ruaggio ce l'ho io, non ci do niente. Che bello questo quadro, vorrei salire a casa io, guardi. Guardi che bellezza. Troppo bello. Ok. Vennero? Già sono da. Che bellezza, Pino. Specciate. Che bellezza. Che bello, io mi portasse tutte cose perché sono menetta, ho capito? Sono menetta. Ok, un insieme, eccolo qua. Ciao amici, scusate per il buio, vi auguro una buona serata a tutti. Sicuramente ci sarà mia cognata Gilda che segue, che è da così, segue. Ciao, questa sera sono di ristorazione, di ristorante, capite? Sono di compleanno, tutto pesce, tutto pesce. Vedete che c'è a Marone, chi c'è sul ristorante, chi c'è? No, quelli che fate voi, hai capito, Gilda? Ecco, ultimamente ne puoi tassare, a Svencionello ne puoi tassare, con il realo che ti ammoccasse, c'è sonorata che sei, a Svencionello ne puoi tassare. Qua ho visto già le antenne delle aragoste, hai capito? Ci ho messo il telefonino vicino, aveva un campo straordinario, antenne, facevano così, vivi, vivi. Queste sono, dice, ne vale la pena. Dice, sto facendo un compleanno, sto facendo una festa, ma l'ospite deve rimanere contento, perché l'ospite ne esce picciolo. Signore, camorriso qui, su scoccarsi i camorri, ne esce picciolo, e deve essere che deve mangiare bene, non deve mancare, e bomboniere belle. Le bomboniere hanno a essere bene, queste cose, queste cose tanto, ma manco per girare, tutte queste cose inutili, non avevi bisogno, no? Abbiamo le vetrine piene.
Le bomboniere devono essere belle, consistenti, vasi, vasette, cose, fiori particolari, non ste cose miche. Ultimamente una mretta l'ape maia, che fare con l'ape maia con punciglione? Tu! L'ape maia per te è la lingua, tamse, cara, non che mi hai dato l'ape maia. Ti ricordi, Gilda, l'ape maia, l'ape ma l'ape, che me ne fare io l'ape, come bomboniera? Stai sanorata che sei. Ok, amici, seguite sempre la pagina mia, signora Titina. Seguite anche questo profilo. C'è il canale YouTube. Ok, il canale YouTube, telefonino. Seguitemi. Che c'è? Che cosa? Ma cercare di fare cose inutili, cercare. Non mi fare il carabusce, ti stai dicendo non mi fare il carabusce, che hai capito che qua tutte persone fine ci sono. Mi devo fare riconoscere. Buonasera, buonasera. Scusate, sto salutando io. Buonasera. Salve. Ah, mi ne con la chiavichina. Buh. Ecco, se ci riesce, pigliere in te compleanno. Buh. Buonasera, buonasera. Buonasera, signora, buonasera. Ho capito. Va bene, vi lascio che così ci do una mano. A mio marito appena, chi stasera fanno la festa senza pallone? Mi stai mettendo tutto io in la macchina. Io ero appassionata dei palloni, quando ero più, fin da piccola io punciavo i palloni, punciava a tutte. Eccoli qua, durante le feste naturalmente chiamavano me, hai capito? Io mi mettevo a punciare, punciava, hai capito? Oh. Buonasera, sì. No, no, io sono un'amica, sì, un'amica. Vedi che ci interessa a chi sta con sogno io. Chi è lei? Una parete? Un'amica? Non l'ho capito io. No, ma vedi quanto sono cercanti gente che una non conosce e se fai mano salve, lei chi è? Qua quei essere io. Non l'ho capito io. Un'amica è già assai. Che ha già 15 euro di orologio. Ma stasera mi fottere pure per la tavola. Anche il mangiare per l'indomani voglio. Hai capito? Ciao a tutti, vi lascio. Pino! Chi so per l'ombrellone rubaico non è buono? Non parliamo qua, l'ombrellone. Che cos'è? O cosa è la toita? Ah, che ci mette la toita? E smonta la parte sopra. Smonta la parte sopra. Che so? O mettiamo un tabacone e ci mettiamo l'ombrellone, vai. Vai, che ti insegnare sempre io tante cose, vai. L'ho capito io. Scusate se si vede la pintura nera di sotto. Hai capito? E che purtroppo... Vediamo. Perfetto, sono venute tutte. Mi vado a sedere nel tavolo con la mia finezza, perché, signori miei, sono tutte qua, tutte a puntino sono. Hai capito? Buonasera, il mio tavolo qual è? È forte rampulla. Forte rampulla, sì. Non è qua? E qual è? Ci deve essere un tavolo per due. Io e mia marita appena. Vediamo qual è, sbrigatevi. Non è che... Una capo ci starei all'impiedi io. Mi scusi. Che cosa? Scusa, ci deve essere il tavolo per due. Ah, siamo messi là che sono un qualche ben per due. Mi scusi un attimo, ma questa confidenza gliela date io? Non l'ho capito, io voglio un tavolo per due. Io un mio perché è mangiare con chi di strane. Io voglio un tavolo dove mi arrivano le cose e io mangio con tranquillità. Quando il tavolo è pieno, le cose non bastano, ha capito? Tutte allungano, io che fa? Arresto di una, un tavolo per due perché mi stanno a casa. Non mi interessa, fate un tavolo per due. No, scusami Laura, scusami, non è per questo. Io te l'avevo detto, io tavolo un semola all'altro, non ne voglio. Io voglio un tavolo per due, io e mia marita per me. Ma vedi che cosa? Vedi tu, provvedi, vedi quello che devi fare. Oh, ma non l'ho capito, mi pittavo i poi da pranzo io. E che faccio? Mettere un mangiare di lavoro?
Va bene, va bene. Lo stanno apparecchiando. Ci vuole la ghippe vicine. Ora mi metto con l'apuce. Io nelle tavole con l'apuce no. Quando uno si mette nelle tavole con l'apuce mangia più picca. Che ci succede? Pastasse, poi stanno un vino e finisce subito. Poi stanno gli antepasti e mangiano come porci. Io li voglio nel mio tavolo, io e mio marito prima. Così so quello che prendo, so quello che mangio. Un bacio a tutti voi, vi voglio bene. Chiamatemi per i compleanni, vero? Io mi porto tutte cose. Ciao a tutti dalla vostra amica Titina Forte e Rampulla. Spicciate Teresa, sto parlando con mio marito. Arrivederci.